Ho comprato una squadra di calcio. Ho selezionato la squadra giusta e sono andato al mio primo torneo, dove si giocava la Goat League. Ecco qui, siamo arrivati. Metto il borsone. Oh, te sei un avversario, vai via. Io sono già che Simone inizierà in panchina. E la fottuta sega. Passate la meno possibile e ce la facciamo. Dai. Fuori! Sfa testa, coglione. Ci devo dire che sì. Crispo ha un desiderio che può esprimere e io lo farò. Testimoni. 500.000 euro il desiderio. Vogliamo un quarto di casa tua. 500.000 euro. Siamo entrati negli spogliatoi e io insieme al mister abbiamo iniziato a fare il punto della situazione, parlando un po' con la squadra. Il secondo match siamo contro King Ash alle 15.55. Rigiochiamo alle 20.20 contro l'Outsider, quindi la squadra del rosso. Se perdiamo, giuro su Dio, mi ammazzo e vi ammazzo di botte a tutti. Sono due partite. Ma io mi sono portato tre outfit, ma non ogni partita cambio outfit. Non la posso dire, abbiamo il presidente e il mister che studieranno le squadre. Che gog hai fatto? Oh, chi è lui? Numero 6. La nostra prima squadra sfidante. Metto qui di nascosto. Che bravo presidente. Portiere, chi è il più forte vostro? Fammi vedere. Grazie, grazie per la news. Chi è il giocatore più forte? La prima partita, no, non fatto da bello, mi raccomando. Mi raccomando, se no, con le gambe, eh. Fammi vedere questo. Oh! Ah, ok, quello è scarso, chi è? Va bene, va bene. In realtà la squadra non si era mai allenata insieme finora. Quindi prima che iniziassi la partita abbiamo iniziato un po' a conoscerci, a riscaldarci insieme. Chi non viene non gioca! Andiamo a riscaldare e vede chi tira le punizioni e rigori. No, la cosa importante, raga. Bene, se sei il portiere e prende meno gol, questo è un desiderio, io lo realizzo. Crispo, se sei il migliore attaccante, quello che fa più gol, hai un desiderio. E stessa cosa all'MVP. Addio giocatore del torneo. Se vinciamo, facciamo un pagolone offerto Valesco. Bravo! È il campo di allenamento, lo proviamo subito. Eccolo qui, questo è il campo di allenamento. Bravo Evo! Dove l'ho trovato un presidente così forte anche in ciabatte? Proprio, avete presente quando si dice so così forte che gioco in ciabatte? Perfetto, io come presidente so così bravo e così forte che vi gioco in ciabatte. Io da presidente che ho visto questo primo allenamento ci sono rimasto un po' male, perché la gente non aveva la fame, stavano un po' cazzeggiando, non erano ancora entrati nel mindset che dovevamo vincere e che dobbiamo vincere tutti i tornei. Anche perché ho costruito questa squadra, sono il presidente e non si può perdere. La vittoria non è importante, è importante divertirsi, proprio il contrario di quello che ho appena detto. Dai, mangiate che così va pesantite, non fate mangiare solo il presidente. Tanto noi, cioè, siamo la squadra scarsa, quindi potete stare tranquillo contro di noi. Diciamo che sto facendo il bravo presidente e infatti sono andato a fare la spesa per caricare la squadra. Spesa per la squadra, giustamente, perché devono essere carichi per festeggiare. Ho preso per la squadra il riscaldamento. Grazie papà! Fa parte della squadra. Che bello, io ti ho portato il jeans. Ho fatto la spesa per tutti. Bravo papà! Io faccio la mia parte da presidente, quindi cerco di creare un rapporto all'interno dello spogliatoio. Sempre a pensare figa, sempre a pensare figa, fammi... Basta, gioca! Che pensi dopo? Bene, guarda, bene, vai a vedere la figa, dai. Oh, pronti? Dai, dai, te stai ancora in ciocci. E io sono molto soddisfatto del mio team tecnico, perché so che Vale sicuramente si sarà studiato tutta la formazione per mettere al meglio la nostra squadra in campo. Vieni con me. Allora, oh, ma che vogliono questi? Ora sta a fare riunione. A merda. Io non conosco un cazzo di nessuno, porca puttana, mi dite una mano. Ok. Adesso ho messo un uccio di difesa o di difesa. Ratino? No, guarda il panchino. Ci chiudiamo negli spogliatoi, prepariamo la formazione e carichiamo i ragazzi. Tra pochissimo giochiamo. Sapete tutta l'eccezione della formazione, che adesso è il mio mister Gira. Me la ricordo a memoria. Ho qua la formazione. Allora. Ce l'ha sul telefono in realtà, A memoria, cioè, nel senso, nella mia memoria del telefono. Siamo ovviamente in porta con Fene, ragazzi, non c'è che dire. In difesa abbiamo Bala e Gigi. Centrocampista centrale. Mio fratello. Il nostro povero. Fenomeno. Prof. A destra abbiamo Simone, porca puttana. Sinistra Ambrosi e il puntone Crispetto. Come ho detto, ogni 5 minuti fanno cambi. Dovete correre al massimo. Appena capite che non riuscite a dare il 100, ma dal 99 vi fate cambio. Vi riposate 5 minuti e poi entrate. Giocate tranquilli, dobbiamo vincere, spaccamo tutto. No, da destra, non come da ste ragazze, perché mi dà incazzato. Non dobbiamo partecipare, no. Dobbiamo vincere, non me ne fotte un cazzo. Dai, dai, dai! A 3 gin! 1, 2, 3, gin! Buonasera, buonasera! Buonasera! Andiamo avanti, ragazzi! E benvenuti, ragazzi, alla Goat League Summer Cup!
Loro non lo sanno, ma io tiro rigore presidenziale con le ciabatte. Adesso tocca a me. Adesso gioca la mia squadra. L'esordio della mia squadra. Sono carichissimo. Partiamo dall'Atletico al bar con l'unico e irrinunciabile presidente Sespo. Come sta Sespo? Tutto bene? Tutto bene, sono molto teso perché... Hai visto la partita? Sono forti. Allora ragazzi, c'è qualcuno che ci dovete dire da stare attenti? Parto allora, da te Sespo. Fratino non giocherà, no, non partirà di titolare perché è venuto in ritardo oggi. E io bravo, bravo. Il vero presidente ha fatto un'ora di ritardo e quindi non partirà di titolare. Grande gesto questo. Va bene che sei il mio fenomeno, però la prima partita arriva a quest'ora, dai, siamo tutti pronti. Avevo avvisato. Dai, quanti gol minimo? Famo 3, dai. Mi tengo tutto per ZV Jackson. Datino? No, parte in panchina. Dai. No, non me ne metto un cazzo, te lo giuro. Parte in panchina. Chiediamo al capitano. Datino lo famo iniziare. Per me, che mi ci vuole tutti i soldi. Sei in panchina, esatto. Via dal mio spogliatoio! Non mi interessa! E ti con rispetto! Sei andato a fare serate, hai fatto una bella vita. Hai fatto sesso! Hai fatto l'amore! Vai a fare sesso! Il secondo tempo fai sesso! Fuori! Mister, prego solo una cosa, se entri subito dopo 5 minuti. Però siamo molto carichi noi, siamo molto felici. Però abbiamo paura della squadra di King. È bello, Oragon contro Barbie, ci sta un sacco come... Per favore. No. Lei è pronta. Fai vedere che Real. Guarda, la sta prendo adesso. Questo allenatore li tratta bene i suoi giocatori. Allora, vogliamo in campo da Andrea, ragazzi, che le squadre sono già posizionate. Vai Andrea. Atletico, Albar e Oragon. Ragazzi, e allora le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo, stanno iniziando a posizionarsi. In bocca al lupo, let's go. Si aspetta soltanto il fischio dell'arbitro per dare inizio a questa partita. Arriva in questo momento con la sgasata, direi, vera e propria di Crispo. Di Simone Crispo. Noi stiamo giocando benissimo, però purtroppo non riusciamo a segnare. Andare sull'out di destra, parte Crispo. Il suo destro! La squadra di Sespo è un po' la favorita per tutti. Allora prova ad andare, Perlini. Abbiamo una squadra molto compatta, però la fortuna non è dalla nostra parte. Grande intervento, poi la palla rimane lì per Crispo. Fratino. Poi dalla parte opposta arriva il destro da dimenticare. Ciao. Attenzione! Il pallone dentro l'area di rigore, la possibilità! Attenzione! C'è il gol del vantaggio! I giocatori non sono in forma, ma stanno dando il massimo per portare a casa la vittoria. Riesce a cambiare gioco, molto bene, per far giocare l'uno contro uno. Oh mio Dio! Alejandro Balassi! Ma che ha fatto! Sì, che genio! C'è un fenomeno! Balassi! Via! Gol! Mamma mia! Siamo! Vale, cosa ne pensi di questo primo tempo? Allora, è andato molto bene. E abbiamo completamente dominato la partita. Gli hanno regalato un gol. Succede, ci sta. Uno pari e mo vediamo il secondo tempo che abbiamo ancora la carta nostra, dai. Attenzione però. Usa la carta. C'è ci colleghiamo carta con Andrea. Vai. A bordo campo, ragazzi. Rigore presidenziale. No. Attenzione. Preso, l'ha già preso. Attenzione, è partito. In ciabatte, Sespo. Prova ad andare, una finta, carica il destro, lo prova! Sì, e sì, la risposta sì, di Marenco sì, è sempre quella, sì, non Marenco si passa e si rimane sul 2-1. Perfetto, io come presidente so così bravo e così forte che vi gioco in ciabatte. Faccio fare... Finisce bella qui! E bella finisce bella qui! Abbiamo perso la prima partita, mi è abbassato stupendo il giocatore, mi sa qua, che sennò vado fallito. È brutto perdere la prima partita, ma sono ancora più brutti i capelli che c'ha, avete, fammi vedere un attimo. Mamma mia. Esce, pensa al back in gash, esce. Ma che bella figura. Invece abbiamo anche qui con noi il capitano, l'Atletico al bar. Ti dico, faccio i complimenti alla squadra di King Gash perché è una vera squadra e sono aiutati tantissimo. Primo tempo è andato molto bene, cioè io ero molto contento. Nel secondo ci siamo spenti completamente. Una cosa che succede, era la prima partita, faceva caldo. Torneremo più forti di prima, magari con più voce dopo. Ma un incidente percorso non fa niente, infatti bisognava caricare la squadra per la seconda partita, perché noi non molliamo mai. Sentiamo che ci raccontano, va? Mania di protagonismo, passala, potevi fare la sponda, stavo da solo. Invece di dire quello, aspetta, non c'è fine partita. Mo mi dici, ciao, la prossima volta fai gol. Quella è la differenza che ci fa vincere le partite. C'è ragione, c'è ragione. Abbiamo sbagliato, ma io in primis ho sbagliato, lui in primis ha sbagliato, tutti. Non ci siamo dati una mano mentalmente. Alla terza volta puoi sbagliare, ma hai già sbagliato la prima, non c'è ancora. Famo quest'altro e mi hai ascoltato. Con tutto il bene del mondo. Tu sei molto più forte di tutti. Il problema è che quello che ti voglio dire, fratello, per non creare scompiglio, siamo una squadra. Cioè, non siamo qua per essere forti individualmente, siamo qua per fare contenuto, perché è giusto che si faccia contenuto. Ma sinceramente siamo tutti competitivi. Non è finita, abbiamo altre due partite, siamo molto più forti. Noi siamo molto più forti di questi qua che hanno giocato. Molto più forti.
Raga, in realtà la cosa è questa. Nel secondo tempo siamo completamente spenti. Siamo tutti degli egocentrici di merda. Il problema è questo, quando non ce la facciamo più, io la vedo la differenza da fuori. Sto solo aspettando che qualcuno lo ammette, perché io non voglio dire sembri scarico, vieni fuori. Dovete essere voi onesti con voi stessi, per voi e per la squadra. 4 minuti devi uscire, ripigli fiato, debutti in secchio d'acqua, in capoccia e rientri perché sei più forte. Noi non ci diamo per vinti e andiamo a giocare la seconda partita con la fame di vittoria. Se perdi ti vendo. Per ora siamo la difesa migliore del campionato. Eh no, quelli che hanno preso meno gol, è vero. Nel momento in cui mi sono sbilanciata nelle interviste ho detto che io tipo per voi, se fate almeno un gol me lo dovete dedicare. Ma chi te sei in culo? Ha portato la figura del TikToker forse meglio di quello che noi avremmo mai immaginato. Meglio forse dei modelli. Sto parlando del presidente dell'Atletico al bar, Sespo. Buonasera Sespo. Buonasera Sespo. Ciao ragazzi, buonasera. Atletico al bar contro Outsider. La squadra del rosso, in sostanza, il capitano. E si dirige verso il rosso che forse ha fatto davvero male al polso, ragazzi. Vabbè, sto rimagnato, ha fatto finta che fasse male solo per fare le gag. Dai, non ti sei fatto niente. Ok che sono 2 settimane che c'ha il gesso al polso, però famo finta che non si è fatto niente. Vediamo, 3 nell'area di rigore per... Bello! 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 Il colpo bello! Di testa! Decisivo! Fratino per Crispo! Simone! Crispo! 2-0. Fratino. Gran giocata di Fratino! Crispo! Io ti amo! Crispo io ti amo! I giocatori si stanno impegnando tantissimo e questo io da presidente lo stimo. Ancora tantissimo cuore. Finisce qua! Outsider 2, Atletico al bar 3. Vittoria importantissima per gli uomini in rosa. No, pulizzato il rosso. Queste no, sono le scene che fanno no, bene al calcio. Finalmente no, finalmente un bel esempio per i ragazzi che ci guardano da casa, per i bambini anche. Guardate il presidente. Hai vinto una partita e ci stai già alcolizzando praticamente. 40% è alcol, 60% è acqua. È acqua. Pippa! Ah, ecco, abbiamo il presidente che viene a difendere. Hai scelto la squadra sbagliata. Presidente, lei che fa? Mangia. Sì, no, scusate, ma il rosso io ti voglio bene. Quale magia ha fatto per aver ottenuto un risultato così? Niente, regà, ho solo sbroccato. Oh! Come se non ci avevi il primo tempo? Seduto! Come sfida finale per il terzo posto, io ho selezionato il mio pupillo, cioè Fratino. Oh, la mia squadra del cuore. Fratino, cos'è che temi di più tra queste sfide? Ma sincero, la prima è che è quella più importante. Io non sono un giocatore molto veloce, quindi se passo la prima vinco. La gara di parte. Guarda come pompano. Fratino, è partito Benavides, è partito anche Fichè, è partito anche Chianese, sono partiti tutti. Replay del photo finish con Fratino che ha vinto. Ha vinto la prova. So che non mi deluderà, anche perché nello spogliatoio me l'ha promesso. Mi ha dato il mignolino e chi mi dà il mignolino deve sempre mantenere le promesse. 6 rigori a testa. Immenso, quasi. Immenso profumino. Parte il numero 10. Questo è un gran gol contro Instakeeper. Parte la rincorsa. Spiazzato ancora una volta, sempre lì. Vediamo, parte il numero 10 di nuovo. È sempre lì. Parte Fratino. Io gliel'ho detto però ragazzi, tutti di là, tutti da quella parte. Ultimo giro di calcio di rigore credo, perché non lo è. Parte Fratino. Fratino non è partito benissimo con la prima partita, poi nella seconda si è ripreso, nella terza ha fatto il fenomeno. E chi meglio di lui può portarmi la coppa a casa? Tienila. Cattiva scelta qua, eh. No, occhio a Fratino. Fratino alla Bangal. Fratino alla Bangal. Profumino, che ha fatto? Cosa ha fatto Fratino? Profumino, proprio ma lui! Si toglie la maglia! Ma fa vedere gli addominali! Perché? Che fai palletti in faccia a ZV! Pagliaccio, ZV, pagliaccio! Ti aspetto su TikTok, ti aspetto! Mi terzi! Ecco qui la coppa che me la sono portata a casa. Tutta la squadra è andata a festeggiare la terza squadra classificata. Atletico al bar. Eccolo qua Simo. Buonasera. Non riesci proprio a camminare. C'è anche la nostra intervista. Complimenti Simo, complimenti Atletico. Facciamo la foto anche con loro. Complimenti agli Atletico al bar. Adesso siamo pronti alle vacanze estive e a settembre partiremo più carichi che mai.